si avvicina. Ma è Piramo, il suo grande amore. Il ragazzo proprio in quel momento ha esalato l'ultimo respiro. Oh, Piramo, mio adorato Piramo, mormorò lei tra i singhiozzi. Rispondimi, è la tua Tisbe che ti chiama. Ma Piramo non risponde. Allora la ragazza prende la spada dal cuore di Piramo e se la punta decisa contro il petto. Oh, mio adorato, a ucciderti è stato il troppo amore che avevi per me, ma anche io ho una mano capace di colpire. E voi, padri crudeli, lasciate che i nostri corpi, almeno dopo la morte, stiano insieme e seppellitevi l'uno accanto all'altro nella stessa urna. Ciò detto, lasciò che la lama le penetrasse il seno. Le parole di Tisbe commossero gli dei e il sangue dei due innamorati bagnò le radici del gelso fino a far diventare neri i suoi frutti.